Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like perché in questo video, come da titolo e magari anche da copertina, davvero c'è tanto tanto di cui parlare e tanto in arrivo domani di veramente succulento in casa Global. Quindi mi raccomando, subitissimo un bel like, almeno 450 per questo video. Detto questo, buona visione! Bentornati oggi sul forum ufficiale di Candy Crush Global. Perché sì, ragazzuoli, come avete sicuramente letto dal titolo e visto la copertina, davvero domani arrivano tante tante belle cose in casa Global. Davvero un botto di roba voice, ma tanto qua sotto a schermo starete sicuramente vedendo già un piccolo spoiler di quello che sta per arrivare. E tra l'altro iniziamo a risparmiare le gemme. Sta per arrivare con lei che ve le farà buttare via tutte. Perché sì, ragazzuole, ne parleremo sempre in questo video. Ma sembrerebbe che questo banner in arrivo domani sia il preludio alla distruzione. Comunque, iniziamo subitissimo, ragazzuole. Vediamo qua a schermo New Hero garantito per appunto Camila e Matrona all'interno dello stesso banner con altri personaggi. Eccoli qua, all'interno del banner troviamo Dimmel Blu, Valenti Verde e Lilia Blu. Ovviamente ottimi personaggi. Ovviamente grazie a Rugal aumentano di valore sia Dimmel che Lilia in quanto un top team per il PvP attualmente. Quindi sicuramente è un ottimo momento per andare a pullarci. E ovviamente la cosa più strana è che hanno trovato il modo di accorciarmi ancora di più la schedule. Hanno ridotto in una settimana, perché tanto settimana prossima ci sarà un altro one banner ancora. Hanno ridotto in una settimana quello che sul Jap fu in 4, perché Camilla durò 2 settimane a agosto e Matrona durò 2 settimane a fine maggio. Regà, 4 settimane in una. Non ho parole. Come tra l'altro l'ho fatto uscire Roxy, ma comunque alla fine per un free to play va benissimo così. Anche perché, ragazzuoli, ebbene sì, regaleranno ben 14 multi summon gratuite per questo bundle. Ben 154 singole, quindi 154 ticket da pullare in questo banner. Ma quasi sicuramente, boys, non ve lo dico nemmeno, il PG garantito sarà Matrona e non Camila. Piccola cosa, visto che saranno al 90%, due giri da 7 step, l'altra 7 step l'uno, io credo che al primo giro ci sia garantita Matrona e al secondo Camila. Tanti dicono che ci sarà solamente Matrona, quindi entrambi i giri Matrona. Io spero di no, ragazzuoli, perché comunque qua a schermo Rito New Hero garantito fanno vedere entrambi. Quindi in teoria si suppone che entrambi siano garantite. Io credo che al primo giro ci sarà garantita Matrona e al secondo Camila. In ogni caso è garantita entrambi gratuite. O comunque, se ci sarà Camila all'interno del banner, non pullate lo stesso, perché di base è comunque un banner free. Non ha comunque senso andare a pullare su un banner free, ve lo dico tranquillamente. Se vi interessa lo showcase di Camila, boys, lo trovate sul canale, quindi mi raccomando, non recuperatelo se ovviamente vi interessa per domani. La manutenzione di domani durerà dalle 7 alle 9 e mezzo orario italiano, salvo non ci siano ulteriori ritardi come hanno fatto con KOF e altre occasioni. Quindi se le cose vanno normali finisce alle 9 e mezzo. Se no ci saranno dei piccoli ritardi. Se no io me l'aspetto già piccoli ritardi, ma lasciamo perdere. Per chi non lo sapesse, Camila Ragazzuoli è per l'appunto l'unico OC Transforming, l'ultimo degli OC in teoria, perché si hanno fatto uscire Cinderoxy, è l'ultimo dei 7 disastri. Quindi attualmente è molto carina Camila, è molto carina, solo va trasformata. Per essere veramente veramente forte va trasformato, ragazzi, assolutamente. Matrona è una personaggio carino, ma essenzialmente niente di eccezionalmente eccezionale. Ecco qua per appunto, ragazzuoli, il banner con all'interno questi personaggi qua e anche Matrona e Camila, per appunto con 154 ticket gratis. Verranno quasi sicuramente rilasciati 10 al giorno, quindi 10, sì, 10 al giorno, quindi per 14 giorni. E per appunto si potranno anche rishoppare eventualmente i ticket, come vediamo qua sotto, con le varie offerte shoppabili. Ovviamente non vi conviene assolutamente, perché fatevi quei 2 giri gratis e basta, ragazzi. Non ci spendete gemme, perché è una follia. Chi lo fa, secondo me, è un folle.
perché su Vande Gavis, dove regalano 14 multi, non ha il minimamente senso andare a spenderci più di quello che già il gioco ti regala. Sono 14 ragazzi multi summon per la bellezza di 154 coin di vario tipo gratis, ragazzi, non ha minimamente senso andarci a spendere più di quello che già ti regalano, assolutamente, visto e considerato il fatto che esce Matrona. Per chi non lo sapesse, sul Jump Matrona era il banner free Prelitz Gold, proprio il banner Prelitz Gold, ed è per questo che all'inizio video vi ho detto la quiete, per così dire, prima della tempesta, o il preludio alla distruzione, perché semplicemente c'è Matrona. Matrona oggi. È possibile che Lizzy God arrivi settimana prossima? Ragazzi, le 14 multi summon sono sempre state un preludio al banner Grand Cross Fest. Basta vedere Arthur, 14 multi summon pre Lost Vein. Matrona, 14 multi summon pre Lizzy God. Oppure Abram Blue, 14 multi summon pre King Blue. Quindi, ragazzuoli, attenzione, attenzione. Non c'è niente di confermato, niente di... è ufficialissimo da quello che vediamo qua a schermo, però di base ve lo dico io, se c'è Matrona arriva Lizzy God, e a questo punto potrebbe arrivare settimana prossima. Attenzione su dove spendete le gemme, ragazzi, perché c'è Matrona, c'è anche Lizzy God. A questo punto, anche se mi fanno uscire Lizzy God settimana prossima totalmente a caso, chi mi fanno uscire è King Blue per forza per Natale. Non è ben che minimo senso. E in ogni caso è uscito un mese fa Lost Vein. Quindi un mese Grand Cross Fest. E insomma, raga, insomma, su Jump siamo nella media dei 2-3 mesi. Global un mese e mezzo. GG, va bene così. In ogni caso, ragazzuoli, in ogni caso, sono tirando sotto ovviamente skin shoppabili per Camila. E ovviamente ho comprato, come avete visto dallo showcase, quella al centro che... palesemente la più bella, o palese, anche se quella con i capelli biondi è molto molto carina, però quella ovviamente al centro è secondo me la più bella, si vede già il motivo, ecco. Comunque, continuando, vediamo per appunto i pacchettini shoppabili. Per appunto ci qua un bellissimo goodbye per Cofra, ragazzuoli, in quanto dovrebbe andare via il 2 novembre, quindi oggi, ma lo tenete, non lo so ragazzi, oggi o domani, in ogni caso va via il nostro carissimo Cof, detto tranquillamente cazzo, Coffee, ragazzi, Coffee. Coff non è la mia colonna preferita, anzi, ma molto deluso in quanto nessuno di questi personaggi, per quanto alcuni siano anche forti, non mi hanno messo minimo di hype. Quindi questo non lo sapete benissimo. 9 personaggi su cui potete fare gear A2R, Camila e Matrona. Quindi entrambi si potrà fare subito il set UR appena usciranno domani. E attenzione, udite udite, per tutti quelli che volevano Zeldris rosso coin, eccolo qua, ragazzuoli, domani arriverà il nostro carissimo Zeldris rosso a 10 coin platino. Quindi ragazzuoli, 10 coin SSR domani è disponibile nel shop, nel coin shop non scontato, perché quando è scontato arriverà a 7. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, attenzione sul buttarci subito 10 coin. È vero che se volete aspettare 7 dovete aspettare un ulteriore mese, però lasciamo perdere. Quindi di base decidete voi, però vi ripeto, il personaggio CA1 è utile e non è CA1, nel senso. Continuando, ragazzuoli, ci saranno dei piccoli cambiamenti nello shop, però vabbè, questa è un attimino l'immagine che possiamo vedere adesso. Sinceramente, questo penso sia il costo, niente di eccezionale. Questo, ragazzi, è un classico cambiamento, ma nulla di eccezionalmente eccezionale, ve lo dico tranquillamente. Questo semplicemente dice tipo prima e dopo il costo, o quello che... non lo so, che cazzo vuol dire? Vabbè, in ogni caso lo scopriremo per appunto il nostro carissimo... anche penso che ci si potrà prendere il doppio, vabbè, ma cosa dire? Comunque, questo lo scopriremo vivendo, diciamo, è il classico eventino di fine news che, diciamo, ci interessa meno rispetto a tutto il resto, perché, porco due, raga, ci sta veramente un botto di roba, veramente un botto di roba. Ora, parlando di Camila... personaggio fondamentale? Assolutamente no, si parla di Camila, ragazzuoli. Camila è un personaggio che ci sta come non, è un personaggio che se non si trasforma fa quasi un cazzo, è un personaggio che però se si trasforma è tanta roba. Quindi avete visto nello showcase, avete visto anche quando uscì, vi ripeto, uscì a agosto, quindi avete, diciamo, l'avete già inquadrato, no? Quindi è un personaggio che va, è forte, però non si va a giocare in PvP, purtroppo, perché
c'ha troppo supporto dietro per farla trasformare tutte le varie cose, quindi non ha neanche il minimo senso. A questo punto, se si deve giocare un personaggio che è forte solo se si trasforma, preferisco giocare un personaggio che è forte subito appena lo metto in campo, no? Quindi uno Sven e così via. Questo purtroppo è un personaggio che attualmente come era in gigante, forse anche tutti i futuri PC Transforming non renderanno mai appieno come dovrebbero rendere semplicemente. Quindi, continuando ragazzuoli, lo stesso vale per Matteo, un personaggio carino, e vi ripeto, non ci spendete ragazzi Diamond, perché innanzitutto è un banner gratis, è come dire spendo Diamond su banner di Arthur, è proprio da folli ragazzi, proprio non ha il benché minimo senso di esistere, senza offeso per nessuno, ci mancherebbe, però il ragionamento è da folli, ve lo dico tranquillamente. Matrona si vende gratis e vedremo se anche Camilla sarà gratis al secondo giro, ma ne dubito un pochino ragazzi. Se riesce Camilla bene, se non riesce tranquilli, tanto non va diciamo a influenzare quello che è meta PvP e poi tornerà su altri banner, quindi non ha senso buttarci gemme, ve lo dico tranquillamente. Già ci regalano 14 multi, se non riesce con 14 multi ragazzi, fregatevene il cazzo, veramente. Quindi, continuando, anche perché finendo il discorso di prima, anche perché non ha senso spenderci gemme, perché a quanto pare, vi ripeto, potrebbe essere un arrivo Let's Gold. Spendere gemme per Let's Gold da una settimana dalla sua possibile uscita è un po' così. Perché dico possibile uscita? Perché è uscita Matrona. Matrona sul Jumper ha il banner per Let's Gold, il banner gratis, come di Cantos Fest, per Let's Gold. Di conseguenza c'è un banner a settimana e il prossimo dovrebbe essere per forza, ricordi logica, Let's Gold. Ma comunque parliamo del Global, tranquilli. Le sminchiate di schedule sono l'ordine della settimana, quindi aspettiamo a dire che effettivamente sarà il prossimo banner. Però vi ripeto, già sappiate questo, potrebbe essere il prossimo banner. Se lo sarà, muovetevi di conseguenza. Mettiamola un po' sotto questo punto di vista. Riuscire a dire anche un'altra cosa, hanno fatto uscire Camilla, che era il banner, cioè il meta già, meta global attualmente è all'incirca su livello di schedule, no? Più o meno a giugno, maggio, di più dei food del Jump, no? Più o meno è lì, Let's God, Shinerox, è lì più o meno. A parte Coffee che l'ha anticipato, ma più o meno è lì. Hanno anticipato anche Camilla, che era ad agosto. Perché se vi ricordate feci video full quando era al mare, quindi è agosto. Ragazzi, attenzione, anticipano banner come se non ci fosse un domani. Quindi anche qui ci sarebbe da dire, però vi ripeto, due banner della durata complessiva di 4 settimane, un mese, qua di una settimana. Viva il raggiungere il Jump, ragazzi, e sminchiare i player free to play. Ok. Anche se in questo caso non ci possiamo lamentare, perché sì, Dan, sono sempre 14 multi gratis e ci mancherebbe sempre Stonks. Anzi, è meglio, perché sotto questo punto di vista hanno aggiunto un OC nuovo in un banner dove c'era solo Matrona nuova, quindi a questo punto vi dico anche meglio. Però è il principio, questo speedare le cose a me non piace, è quello che mi dà fastidio. Poi che il banner sia migliore non lo metto in dubbio, però lo speedare è una cosa veramente che mi trigger a me, mi trigger un botto. Anche perché è molto meglio di banner in quanto siamo lì, troviamo di mele, cioè è decisamente meglio del Jump. Però a me mi trigger il fatto dello speed, ragazzi, mi trigger veramente un botto. Quindi ragazzuoli, io direi che per oggi le news sono finite qua. Ne parleremo anche oggi in live su Twitch, non mancate, link in descrizione, live alle 15:30 ragazzuoli, mi raccomando. E ovviamente boys, tanta roba domani, due nuovissimi personaggi con una bellezza di 154 ticket splittati nei giorni delle prossime due settimane a venire, per appunto regalati. Quindi ragazzuoli, tanta roba, mi raccomando, iscrivetevi al sotto al centro, accendendo anche la campanellina per non vedere nessun altro video, mi raccomando. Sì, guardate gli altri video, guardate a sinistra, questa parte la metterò qua sopra nelle schede, tutti gli altri, link in descrizione, come tutti i giorni vi dico sempre le stesse cose, commentate, like, mi raccomando, e let's go boys, e ciao a tutti, raga, suoli!